Speriamo di non spaccarci l'unghia. Ciao ragazze, benvenute a questo nuovo video, o in questo nuovo video. Io e le preposizioni, chi se ne frega. Buongiorno. Oggi giornata speciale perché è il mio 29esimo compleanno. Ieri poco prima della mezzanotte sono stata aggredita da una coccinella e non so se sia un segno o cosa, però io l'ho sbattuta fuori di casa perché praticamente stavo dormendo e questa mi è entrata nell'orecchio. Cose bellissime, meravigliose, preso paura perché pensavo fosse una cimice, comunque non importa. Giornata speciale perché dicevo il mio compleanno e ho ricevuto un bellissimo pacco da Paola P, che ringrazio per l'ennesima possibilità, pacco contenente la collezione autunno-inverno 2017 che si chiama Dark Winter. Allora, qui avevo appunto il foglietto illustrativo con tutti i prodotti della collezione, collezione che, come vedremo poi, è composta da tre ombretti, qui vedo due mascara, il Lash Secret e il Lash Specialist, un eyeliner in gel cremoso nel pot, una baking powder, sembra in realtà, vederla così dal dipliano, un misto tra una cipria, un bronzer, un blush, melange. Ci sarà da capire, secondo me è un prodotto interessante, mi piacciono un sacco i prodotti per la base, lo sapete, e tre paint for lips e credo sia tutto. Voi sapete che io amo i paint for lips, ho ricevuto quelli che ci sono attualmente nell'assortimento permanente, di cui non ricordo i nomi, però ve ne ho mostrati diversi su Instagram e potrei azzardare a dire che forse sono i miei rossetti liquidi preferiti, perché veramente sono, per quanto mi riguarda, i più confortevoli. Diciamo che siamo lì con alcuni dei Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla, però in linea di massima forse li preferisco, perché se quelli di Nabla hanno una qualità discontinua, quindi alcune colorazioni sono molto buone qualitativamente e altre sni, per il momento con i 6 paint for lips di Paola P che ho mi sono trovata bene con tutti, quindi insomma una linea che qualitativamente io trovo buona in linea insomma generale. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa c'è nel pacchetto, perché io ancora non ho aperto, cioè abbiamo capito più o meno da che cosa è composta la collezione, però voglio vedere con voi i vari prodotti e comincerei con la baking powder, che è scritto qui. Vediamo un po', che voi probabilmente vedrete riflessa, non lo so. Comunque la baking powder, una terracotta abbronzante. Allora, il pack è quello tipico, non so se voi avete mai visto i prodotti viso. Io avevo comprato a suo tempo il fondotinta e scusatemi per la luce, però mi sono messa tipo di fronte alla finestra, così. Oggi è una bellissima giornata tra le altre cose e vorrei anche uscire a fare una passeggiata se riuscissi. È meravigliosa, ragazzi, ok. Mi piace tantissimo. Oh, troppo luminosa, ok. Forse mi capite. Ed è questa terracotta a effetto marmorizzato, melange, no? Con varie colorazioni. Che ancora non vi swatcho perché voglio fare le foto del blog. Però vista così mi intrippa un sacco, a me piacciono un sacco questi prodotti per la base, un po' particolari, anche perché a vederla così ha un finish molto luminoso. Io adesso vado a leggere la descrizione, magari almeno quello, e dice: una terracotta melange delicatamente illuminante e pigmentata, dall'alta pigmentazione e dal finish vellutato che dona colore all'incarnato. La texture aderisce perfettamente alla pelle per tutto il giorno senza lasciare macchie, modulabile nell'intensità e facile nell'applicazione, paraben free, petrolatum free, allergen free, silicon free, come quasi tutti i prodotti Paola P. Comunque questa mi intrippa un sacco, 25,90€, questa non vedo l'ora di usarla perché forse è il prodotto che mi intriga di più della collezione. Poi, i tre ombretti, sì, i tre ombretti. Le colorazioni si chiamano Dazzle, Sparkle and Bright, che sono questi tre. Adesso li andiamo a aprire uno alla volta.
sono colorazioni neutre e credo siano che abbiano la stessa texture. Adesso io non ricordo il nome esatto, vediamo se c'è scritto. Sono dei Precious Eyeshadow, quindi sono simili a quelli che avevamo visto tempo fa, sempre appunto di Paola P, che mi avevano mandato, che c'era Beccasin e ora non ricordo i nomi degli altri. Comunque hanno questa texture molto molto particolare, sono tipo quasi degli ombretti in crema e sono pazzeschi ragazze, cioè fanno una luce pazzesca. Io vabbè, ve ne mostro uno, sentite, so che dovrei farci le foto, le farò, cioè voi capite che io vado via di testa per questa roba qui, luminosissima, pazzeschi. Questo è Dazzle, sono tre colorazioni, dicevo, piuttosto neutre, perché abbiamo Dazzle che è questo, come potremmo definirla? Ah, vado a vedere le descrizioni che mi dà il brand magari. Allora, questo è un brillante color champagne chiaro dal finish metallizzato. Poi Sparkle è un marroncino, un marrone caldo medio dal finish metallizzato, questi comunque sono tutti dal finish metallizzato. Questo marroncino qui e poi abbiamo Bright, che è un marrone più scuro e infatti viene descritto come un marrone freddo scuro dal finish metallizzato, che ora visti così sembrano tutti simili, però va bene, ovviamente vi rimando a foto su Instagram, sul blog, queste cose qui, così ne parliamo un po' meglio. Comunque io adoro questa texture, questa tipologia di texture, sono ombretti veramente dalla pigmentazione molto 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 elevata e mi piacciono proprio un casino, perché danno all'occhio una luminosità pazzesca. Terzo prodotto è questo qui ed è l'eyeliner, il Deep Black. È un eyeliner gel dalle altissime performance, facilmente applicabile, dalla scrivenza eccellente, dal colore intenso, dal colore nero intenso, pardon. La particolare texture permette di tracciare linee sottilissime, disegnare audaci ed eleganti tratti grafici e di sfumarlo per intensificare piacevolmente il trucco occhi. L'incredibile durata garantisce un look impeccabile per tutto il giorno, paraben free, petrolatum free, allergen free. Allora io questo non ve lo apro, cioè ve lo apro, ve lo mostro, ma non lo apro completamente, nel senso che non gli tolgo il tappo, per il semplice fatto che poi parte il pao e io ho paura sempre che questi prodotti si secchino ed è un casino. Preferisco tenerlo da parte se riuscissi ad aprirlo, ovviamente, perché cioè, per sarebbe qualcosa. Poi questo qui, classico pottino. Non vedo l'ora di usarlo in realtà, perché io anni fa usavo molto gli eyeliner in gel, in particolare amavo tantissimo quello di Essence, credo che sia stato uno dei prodotti più amati nel low cost e non si è mai capito bene perché Essence l'abbia tolto dal commercio. Essence, spiegateci questa cosa, perché noi non l'abbiamo mai capita, mai. Mi piacciono molto gli eyeliner in gel perché mi consentono di creare degli smokey eyes. In che senso? Nel senso che io posso andarmeli ad applicare, a sfumarli e a usarli come base per gli smokey eyes. È un che devo dire faccio abbastanza spesso e che negli ultimi tempi non ho più fatto, perché il mio unico eyeliner in gel, mi pare un Maybelline, un L'Oreal, di cui non ricordo neppure il brand, pensate, mi si è seccato. Però diciamo che è una pratica che in realtà io adoro, perché mi va a creare questo bello smokey eyes intenso su cui poi io lavoro gli ombretti in polvere. Quindi prodotto sicuramente interessante, il prezzo al pubblico è di $17,90. Allora, mascara ce ne sono due in questa collezione e sono il Lash Secret e il Lash Specialist. Anche questi non li aprirò per il semplice fatto che ho già dei mascara aperti e mi scoccia far partire il pao perché poi si seccano, anche se devo dire che sto scarseggiando di mascara, quindi uno potrei anche aprirlo e probabilmente sarà il Lash Secret perché mi ispira per il suo scovolino. Ora vi leggo le descrizioni, così insomma almeno quello. Lash Secret è questo qui, vediamo se riesco a mostrarvelo senza fare danni, mamma mia che sole sfacciato. Vedete questo scovolino un po' ad arco, no?
Allora, questo viene 21,90€ e Paola Picci ne parla così. Una nuovissima formula di mascara nero opaco, volumizzante e allungante, con effetto emoliente e rigenerante grazie all'aggiunta di olio di germe di grano, pantenolo e biotina. Lo speciale scovolo in silicone conservatoio garantisce inoltre un perfetto rilascio del prodotto durante l'applicazione, garantendo ciglia più lunghe, più voluminose e perfettamente pettinate. Da un lato presenta infatti delle sottili e lunghe setole adatte a spazzolare le ciglia, mentre dall'altro lato si trovano le setole disposte ad arco, con all'interno un piccolo serbatoio che rilascia lentamente il prodotto per definirle con precisione. Anche lui è paraben free, petrolatum free, lanolin free e allergen free. Questo mi intriga tantissimo per lo scovolino, devo dirvi la verità, ma gli scovolini particolari fanno uscire di testa, mi piacciono da morire. Il Lash Specialist, l'altro mascara, viene 19,90€ e Paola Picci dice che è un mascara nero opaco, morbido, corposo e nutriente che regala alle ciglia un aspetto sano, curato e glamour. Il particolare scovolo sottile, caratterizzato da setole corte disposte a spirale, consente un'ottima stesura anche sulle ciglia più corte e ribelli. La formula è stata inoltre arricchita di acido ialuronico puro incapsulato in microsfere. È in grado di penetrare in profondità, assicurando un'azione idratante, restitutiva, intensa ed immediata. È paraben free, petrolatum free, lanolin free e allergen free. Quindi sono molto curiosa. Questo invece è uno scovolo fatto in questo modo, quindi la punta un po' più sottile, poi si allarga, si inciccionisce e poi torna sottile, no? Anche questo devo dire che è uno scovolo che mi intriga perché sembra non troppo grosso, ma gli scovolini troppo grandi, troppo cicciotti non piacciono, perché io ho gli occhi piccoli, ho le ciglia piccole e con gli scovoloni faccio sempre un macello. E quindi i due mascara, mentre andiamo sicuramente ad aprire, ragazze, i Paint for Lips. Anche questi sono tre colorazioni che mi intrigano da matti, perché sono molto autunnali, molto in linea con le tendenze e con le mie preferenze, e sono questi qui. Non lo leggeremo mai, vero? No, che pretese, che gioia, che gioia. E questi sono appunto i Paint for Lips in tre colorazioni autunnali, bellissime, bellissime: Caramel, Sienna e Milk Chocolate, che adesso andiamo ad aprire. Io vi sto mostrando a caso praticamente. Allora, questo è Caramel ed è un nude rosato, così a vederlo così, non so, indossato, però sicuramente vi mostrerò gli swatch, vi mostrerò l'applicazione a suo tempo, con calma. Lo facciamo. E quindi questa era Caramel. Poi abbiamo Sienna, il numero 11. Questi vengono, a proposito, 18,90€ l'uno, però ragazze, per me sono il top dei rossetti liquidi. Sienna, anche questo è un nude un po' più scuro, più marroncino. L'altro era più rosatino in realtà. Questo non vedo l'ora di provarlo. E poi c'è il Milk Chocolate, che è proprio un marrone, infatti ne parlano come un color cioccolato al latte freddo dal finish opaco. Questo qui, che non so, così a prima vista mi ricorda Stronger di Nabla, quindi molto freddo, non so come possa starmi, sono curiosa, perché a me purtroppo i colori freddi non stanno per niente bene, fa effetto morta affogata. Ma del resto ho un incarnato un po' così, con dei capelli un po' così, non è il mio colore. E Paola Pine parla come di rossetti long lasting ad alta definizione dal finish matte. Sì, assolutamente sì. La texture cremosa e confortevole regala una perfetta scorrevolezza sulle labbra, garantendo la massima precisione nell'applicazione. È vero anche questo, sono facilissimi da applicare. La sua particolare formula consente di ottenere un colore pieno, asciutto ed una durata impeccabile. È arricchito con olio di jojoba e burro di karité per nutrire le labbra e mantenerle naturalmente morbide. Sì, è vero. Contiene inoltre la vitamina E, che svolge un'azione antiossidante. Per impreziosire le labbra con discrezione abbiamo creato tre nuance sui toni nude che si adattano perfettamente ad ogni situazione. Quindi la numero 10 Caramel, un color
caldo caramello dal finish opaco, sia un color mogano leggermente ramato dal finish opaco, e milk chocolate, come abbiamo detto prima, che è un color cioccolato al latte freddo dal finish opaco. Un consiglio per quanto riguarda questi rossetti, magari mi siedo un po' meglio, il sole. Io quando li applico faccio una cosa, faccio uno strato e di solito è compreentissimo già la prima passata, aspetto tipo un minutino o due, con una velina della carta igienica, quello che è, ci tampono le labbra, e quindi mi toglie magari quegli eccessi di colore che possono capitare, e poi o faccio un'altra passata, ma di solito non è quasi necessario, lascio le labbra così, e ragazze, veramente l'effetto è molto bello, sono veramente matte questi rossetti, e durano veramente a lungo. Poi devo dire la verità, come anche per i Nabla, perché non posso lamentarmi dei Nabla, però questi forse di più, sono molto 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 semplici da applicare, mi piacciono tanto. Io devo ammettere, sono i rossetti liquidi che uso più spesso ultimamente, soprattutto Marilyn, che è questo rosso bellissimo che mi avete visto anche su Instagram di recente, e vi ricordo il mio Instagram è Clay Ruiz Oxford, vi lascio il link, vi metto il mio nick sovraimpressione, e niente ragazze, questo era il pacco di Paula P. Io ringrazio ancora l'azienda, disclaimer, vi ricordo, l'azienda mi ha mandato i prodotti da testare per insomma potervi fare una recensione, darvi un parere, mostrarvi i colori. Detto questo vi saluto, io vado a farmi la mia passeggiata, devo dimagrire ragazze, cosa ve lo dico a fare, mi serve andare a passeggiare, mi vado a farmi i miei 7 km quotidiani, che non faccio in realtà da 2 giorni perché è stato brutto tempo. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video / articolo, anzi aspettatevi un articolo a breve su Paola P, perché vi voglio parlare di alcuni dei prodotti che ho testato negli ultimi mesi, e vi mando un bacione, alla prossima.